Se gli astronauti giocassero a basket, queste sarebbero le loro sneaker. Se da un lato Jordan Brand trae la maggior parte dei suoi profitti dalla vendita di sneaker retro, dall'altro ogni anno cerca di produrre la miglior scarpa da basket possibile e quest'anno ha tirato fuori probabilmente una delle sneaker più innovative degli ultimi anni, l'Air Jordan 33. Ed ecco, l'Air Jordan 33, direttamente dallo spazio. Partiamo dalla tovaglia, che presenta dei materiali non di alta qualità ma veramente perfetti per l'uso on court. Infatti nella parte anteriore abbiamo questo engineered mesh molto sottile che assomiglia molto a un Flyknit per come è il feeling sul piede, mentre nella parte posteriore il mesh è molto più spesso per dare molto più supporto. Nella parte esterna anteriore abbiamo l'uso di materiale scamosciato che anche qui è sintetico, quindi non di alta qualità ma gets the job done per l'uso on court, mentre nella parte interna abbiamo l'utilizzo di pelle, anche questa sintetica, che si dà un tocco forse un po' più di alta qualità per quanto riguarda la vista, però è fatta per essere usata on court e anche per mantenere un prezzo diciamo un po' più basso, è stata usata pelle sintetica. Passiamo adesso alla parte posteriore, dove è presente ancora una volta l'utilizzo di pelle sintetica, e nella parte superiore è presente questo rivestimento in nubuck che ricorda veramente molto la parte posteriore delle Jordan 3. Anche la linguetta ricorda veramente molto le Jordan 3 e anche questa in materiale scamosciato. E infine nella parte interna abbiamo anche l'utilizzo di questo strap che è funzionante per il sistema dell'allacciamento e per questo ve ne parlerà dopo Malik. Passiamo adesso all'interno della scarpa e nella parte posteriore abbiamo questo cuscinetto molto morbido e invece nella parte anteriore abbiamo questo inner booty, questo rivestimento interno in neoprene fatto per dare al giocatore on court una calzata ancora più comoda. Devo dire che con la tomaia mi sono trovato molto bene. L'unico piccolo problema che ho avuto è il fatto che la scarpa è molto difficile da infilare, infatti già da sé è molto stretta, quindi bisogna fare molta fatica per infilarla, questo naturalmente le prime volte, dopo con il tempo migliora. La tomaia offre il giusto compromesso tra morbidezza e supporto, infatti nella parte anteriore probabilmente una delle tomaie più morbide che io abbia mai provato, perché veramente questo mesh davanti è sottilissimo e questo naturalmente sarà un po' un problema per la durabilità, che penso non sarà elevatissima su questa scarpa, però allo stesso tempo dà un feeling incredibile nella parte anteriore che è veramente libera di muoversi, mentre nella parte posteriore c'è veramente moltissimo supporto. Anche per quanto riguarda il supporto laterale, la scarpa è ben coperta perché queste due zone in materiale semiscamosciato e in pelle garantiscono al piede di stare ben all'interno della scarpa. Quindi devo dire che questa tomaia non ha difetti, ha praticamente solo pregi, l'unico piccolo difetto, come già detto, è un po' la calzata e il fatto che la durabilità non sarà molto elevata. Passiamo adesso al sistema d'ammortizzamento, che comprende file a una tutta lunghezza, una piastra in fibra di carbonio per aumentare la reattività, e dopo però abbiamo quello che veramente costituisce il sistema d'ammortizzamento in questa scarpa, ovvero due unità zoom. La prima nella parte anteriore è zoom unlocked, ovvero che parte dalla soletta della scarpa, ovvero dove il piede appoggia, fino alla suola. Invece lo zoom posizionato nella parte posteriore è posizionato anche questo a contatto con la soletta, quindi col piede, però non arriva fino alla suola. E questo sistema d'ammortizzamento è probabilmente il top del top di Jordan Brand. Inoltre la midsole è divisa in due colori, bianco e nero, che sono anche i colori ripresi dalla tomaia. Anche sul sistema di ammortizzamento veramente non ho niente da dire, perché è incredibile. Il piatto in fibra di carbonio riesce a stabilizzare tutte le oscillazioni del piede e riesce a massimizzare l'effetto dello zoom. Infatti è veramente morbidissima la scarpa, però allo stesso tempo molto reattiva e allo stesso tempo ti spinge molto a giocare sugli avampiedi. Quindi ad esempio rispetto alle LeBron 15 che ho provato durante tutta la scorsa stagione, queste forse sono appena un po' meno ammortizzate, però hanno molta più reattività e molta più stabilità. Quindi devo dire che secondo me questo è il compromesso perfetto per avere sia comfort che reattività. Passiamo adesso alla struttura della suola, e qui la trazione è composta semplicemente da parallelepipedi messi in verticale e in orizzontale, e sì, è finito qui. Inoltre, come potete vedere, la colorazione della suola è icy e questo è tipico sia di Nike che di Jordan Brand, soprattutto per la prima colorazione di una nuova silhouette, per mettere in mostra le tecnologie utilizzate e in questo caso appunto il sistema di ammortizzamento. E inoltre nella parte centrale abbiamo questa finestrella circolare con il simbolo Jordan Brand che mette in mostra il sistema dell'allacciamento. La trazione ha funzionato abbastanza bene, non è spettacolare, però comunque è molto solida anche su campi abbastanza polverosi. È super rumorosa, infatti anche in cambi di direzione non molto spinti
fa il solito classico suono delle scarpe, che di solito è abbastanza buono perché vuol dire che ha del grip. Quindi di certo non è la miglior trazione che io abbia mai provato, però è assolutamente solida e funziona molto bene. Passiamo adesso all'ultima parte della scarpa, ovvero il sistema di allacciamento, che è la vera rivoluzione di Jordan Brand per questa sneaker. Questa è composta in due parti. La prima, la vera rivoluzione, sono questi cavi in nylon che sono andati a sostituire i veri e propri lacci tradizionali di una semplice sneaker. Questa parte del sistema di allacciamento è chiamata Fast Fit ed è ispirata al funzionamento delle tute spaziali, quindi potete capire perché vengono dallo spazio queste sneaker. Ed è presente questa struttura con scritto pull sopra, che se viene tirata mette in funzione il meccanismo che era presente sulla suola e fa in modo di stringere la sneaker e fa in modo di adattarla al vostro piede. La seconda parte di questo sistema di allacciamento è questo strap nella parte posteriore, e anche questo riesce a dare un fit veramente one to one al giocatore. Ancora non ho provato per abbastanza tempo questa scarpa per dare un giudizio definitivo su questo sistema di allacciamento, perché serve un po' più di tempo. Dalle mie prime impressioni è sembrato avere molti vantaggi, come per esempio allacciare e slacciare molto velocemente le sneaker. Per esempio, quando scendo dal campo, vado in panchina, semplicissimo slacciare la scarpa, e allo stesso tempo è velocissimo quando rientro in campo per una sostituzione veloce. Quindi il piede è molto libero di riposarsi quando sono seduto in panchina, e allo stesso tempo però fornisce un sacco di supporto quando sono in campo. Infatti non ho avuto alcun tipo di problema quando lo stringo, riesce perfettamente ad aderire al piede e non ho avuto alcun problema né di spazi vuoti all'interno della sneaker né di scivolamenti del piede nella sneaker stessa. Quindi per ora ha funzionato abbastanza bene, non ho rimpianto i lacci tradizionali per ora. L'unico, ancora una volta, appunto che forse bisogna fare è il fatto che sono molto molto sottili questi cavi, e quindi spero veramente che siano resistenti, perché teoricamente possono essere molto delicati. Ancora una volta l'unico piccolo problema è che, essendo un sistema di allacciamento così compatto, il piede all'inizio fa un po' fatica ad andare dentro, è veramente molto stretta la scarpa già di suo, e anche nelle primissime fasi di gioco mi ha un po' dato fastidio qui nell'ankle collar, però già dopo un'oretta, 45 minuti, è passato tutto e mi sono goduto al massimo i benefici di questo sistema di allacciamento. Naturalmente io devo valutare questa sneaker dal punto di vista estetico, non di certo performance, perché non l'ho provata. E devo dire che, vedendola soprattutto on fit, on court, quando la provate Malik, sono una scarpa veramente che ha il suo perché, e soprattutto sul campo non sembra né una scarpa performance né una scarpa retro, sembra quasi una via di mezzo tra queste due opzioni. E appunto, soprattutto on fit, si riescono a capire questi rimandi del Jordan 3, soprattutto questa linguetta che è gigantesca e anche la parte posteriore iconica per il terzo modello di Jordan Brand. E forse Jordan Brand voleva fare proprio questo, una sneaker che sì, può essere messa on court, ma anche off court forse non stona troppo con le sneaker di oggi. Però naturalmente, vedendo i materiali, si capisce subito che questa sneaker è principalmente da utilizzare sul campo e fa anche una bella figura. Sicuramente è una sneaker diversa da tutte le altre, è qualcosa che fino ad ora non si era mai visto, e quindi apprezzo molto quando qualche brand cerca di spingere in avanti la tecnologia, e devo dire che ha funzionato abbastanza bene. Come al solito dobbiamo dare un voto a questa scarpa, e devo dire che il voto probabilmente è 9+. L'unica cosa che la limita un po' è il prezzo, che è 200 euro in Italia, sarebbe 185 in America, però in Italia viene un po' di più, quindi è naturalmente il prezzo più alto di tutte le scarpe da basket che attualmente vengono vendute. Però allo stesso tempo, probabilmente, se ci atteniamo dal punto di vista performance, è la scarpa che ti offre più impatto sulla performance, ovvero più spinta la tecnologia e sicuramente cerca di tirare fuori il massimo dalle potenzialità di ogni atleta. Questa scarpa veramente non ha dei difetti evidenti, probabilmente l'unica scarpa che aveva lo stesso potenziale all'uscita sono state le Air Jordan 29, che quella lì è stata probabilmente la migliore scarpa da basket di sempre prodotta da Jordan Brand, ma probabilmente anche da altri brand, e quindi probabilmente queste hanno un potenziale molto simile. Ancora una volta l'unico piccolo difetto che andrà visto con il tempo è l'usura, perché ha dei materiali molto fragili che con il tempo possono rovinarsi molto, e quindi naturalmente questa è una cosa da vedere, però se si cerca performance pura, questa è la scarpa da prendere. Ringraziamo come al solito i ragazzi di Triple Basket, trovate ancora una volta il link nella nostra descrizione del loro sito, e scriveteci nei commenti cosa ne pensate di questa scarpa. Vi ricordo come sempre i due link in descrizione, 21 Buttons e Instagram. E su Instagram, cazzo, se ci seguici proprio subito. E vi ricordo che siamo su Nkicks. Ciao a tutti!